Bentornato sul mio canale, scusa la faccia sfatta, ma come avrei già visto dal titolo, questo sarà un what I eat in a day, cioè quello che mangio in una giornata. In questi giorni sto dormendo veramente male a causa del caldo, in pratica non sto dormendo, quindi se mi vedi con una faccia un po' così assonnata, addormentata, è questo il motivo. L'altro al mattino ho sempre anche la voce un po' più bassa, ma partiamo dalla colazione perché sì, io ad esempio faccio sempre la colazione, appena mi sveglio ho praticamente una voragine nello stomaco. Specifico che i pasti che vedrete oggi non sono quelli che ho tutti i giorni, perché giustamente nei giorni li vario, magari o totalmente o in parte. Partiamo dalla base di questa colazione, cioè una bevanda vegetale, cocco e riso di Prozis, questa qui, molto buona devo dire. Questa l'alterno ad esempio con quella di mandorle, mi piacciono tutte e due. Siccome in questo periodo sto facendo una pseudo definizione, cioè ho un deficit calorico ma non altissimo, però ho alzato le proteine, quindi ho bisogno di qualche fonte extra a livello di proteine. In questo caso, in questa bevanda, ci metto queste, che sono delle proteine natural 100% real whey protein, sempre di Prozis. Si chiamano così perché di base hanno pochi aromi artificiali, anzi no, in realtà non ne hanno aromi artificiali, come dolcificante hanno la stevia. Dopo di questo abbiamo la parte più consistente, giustamente. Allora, in questo caso abbiamo questo protein muesli classic di Prozis, sempre, perché sapete collaboro con Prozis, quindi è tutta roba che ottengo da loro. Che dire, questi sono un ottimo sostituto se vogliamo ai cereali classici da colazione, solo che sono proteici anch'essi, perché per 100 grammi noi vediamo che abbiamo 31 grammi di proteine in questo caso. Carboidrati in realtà sono un po' più bassini rispetto ai classici cereali, perché abbiamo 36 grammi. Grassi un filino alti, parliamo di 13 grammi, questo perché c'è della frutta secca all'interno. Va detto che io non mangio tutti i giorni questi, ma ad esempio li alterno ad esempio a dei classici Special K, che in questo caso sì, andiamo sui classici cereali da colazione, che comunque va detto non essere niente male, perché di solito vengono addizionati con vari micronutrienti, come si può vedere. Quindi ad esempio in questo caso diverse vitamine, anche qualche minerale. Insomma, io sono assolutamente pro ai cereali da colazione. Di solito quando faccio questo tipo di colazione ci aggiungo sempre anche della frutta secca, anche se ho detto che c'era già qualcosina qui dentro, ma non è una quota secondo me adeguata. In questo caso nocciole, tra l'altro spero che mi sentiate bene perché ho messo il microfono, quello piccolino, e con tutto il casino che c'è sempre qui fuori a Milano spero mi si senta. Comunque nocciole, anche qui le alterno in realtà, perché anche queste le prendo su Prozis e ce ne hanno diversi tipi. Hanno le noci classiche, ecco appunto, mi mancavano le campane. Grazie. Anche quindi tendo ad alternarle, a volte uso le noci, a volte gli anacardi, io vado matto per gli anacardi. Insomma, l'importante è che ci siano quei, non l'avevo detto, 15 grammi di frutta secca a colazione. Inutile parlare di tutti gli apporti benefici della frutta secca nella propria alimentazione, oltre agli omega 3, a micronutrienti come alcune vitamine e soprattutto sali minerali, e in realtà anche dei polifenoli. Infatti anche la stessa dieta mediterranea, che forse non tutti qui conoscono, magari dimmi se vuoi che ci faccia un video a tal proposito. La stessa dieta mediterranea tiene come punto, un caposaldo, la frutta secca. Tra l'altro ti volevo dire che in questo specifico video non ti farò vedere tutta la mia integrazione, ok? Ti ho fatto vedere queste che sono integrazione, ma le ho fatte vedere perché rientrano ovviamente in un conteggio dei macronutrienti se vuoi farlo. Tra l'altro in questo periodo li sto conteggiando, sì, siccome non sto provando nessuna gara, siccome non so neanche se mai ne farò un'altra, parlo prettamente di bodybuilding, sì, li sto conteggiando in questo periodo, ma non è che sono precisissimo tutti i giorni nel conteggio, che magari se non raggiungo la quota X allora mi metto a recuperare un qualche pasto pre-nanna, questo vorrei fosse chiaro. Detto questo, cerco di rispettare almeno la quota proteica che mi sono impostato, e quindi per questo ti ho fatto vedere le proteine in polvere, perché per capire un po' anche il bilancio calorico di questa giornata. Tra l'altro cercherò di lasciarti qui magari un schermata di quello che sto mangiando, quindi ti chiederei di scrivermi qui nei commenti se vuoi sapere effettivamente qual è la mia integrazione di questo periodo, la mia integrazione completa nel periodo estivo di leggero cut, ecco. Ok, adesso sotto la carrura di Milano, a piedi ovviamente, una mezz'oretta di camminata, e sto andando al centro Control Fitness perché devo fare delle visite lì stamattina.
Allora, visita andata, adesso faccio lo spuntino e ho questi biscotti di Prozis, che tra l'altro se ti interessa sono vegani, sono proteici di base. Questa è da 100 grammi, ma in realtà ne mangerò a metà, quindi 50 grammi. Di solito io in questo spuntino la mattinata metto qualcosa così un po' proteico e poi un frutto, perché io la frutta e gli spuntini me la mangio sempre. Purtroppo questo What I Eat in a Day capita proprio quando ho finito la frutta. Però se tutto va bene la spesa dovrebbe arrivarmi oggi, quindi almeno per il pomeriggio ce l'avrò. Questo per dire che di solito ci metto la frutta in questo pasto. Ok, siamo giunti anche al pranzo. Ti dico già che le porzioni in questo caso non sono altissime, più che altro quelle di carboidrati, ma perché preferisco in questo periodo, sia per il caldo sia per il leggero taglio che sto facendo, di tenere più bassi i carboidrati, soprattutto a pranzo. Infatti, se vedi, qui abbiamo farro, zucchina, bella grande, infatti vedi che ce n'è un bel po', e del tofu. Tofu che tra l'altro prendo sempre su Prozis. In questo caso questo è il classico piatto unico completo, dove abbiamo la verdura, abbiamo la fonte di carboidrati, abbiamo la fonte di proteine, che in questo caso è il tofu. E per chi se lo stesse chiedendo, il tofu che deriva dalla soia ha un profilo aminoacidico completo. Ci ho messo un cucchiaio di olio evo, quindi olio extravergine d'oliva, molto importante. L'ho messo a freddo. In cottura non ho messo olio, perché anche qui vedo spesso che la nutrizionista mi viene detto: ma come, l'olio in cottura non lo posso mettere? Allora, non è che non si possa mettere, però chiaramente sono calorie che vanno considerate. Però quello che dico io, come faccio anch'io tra l'altro, è che basta avere una buona padella antiaderente quando bisogna cucinare qualcosa, come ad esempio in questo caso il tofu e le zucchine. Quindi non serve aggiungere dell'olio anche in cottura. Tra l'altro anche qui ci serve da dire che l'olio extravergine d'oliva, ottimo alimento, però non è adatto ad essere cucinato, ad essere cotto. In quel caso ci sono oli ben più adatti a quello scopo. Ora ci metto la chicca che sto usando ultimamente, che è del lievito alimentare, che è questo. Tra l'altro, per farti capire un po', queste sono tutte le varie cose che ci puoi trovare dentro. Un sacco di micronutrienti. Questa è un'alternativa vegana per ad esempio il grana sopra l'alimento che si va a mangiare. Grana che io utilizzo, cioè adesso so che questo piatto nello specifico è un piatto vegano, perché è totalmente puramente vegano, ma non è perché io sia vegano. Come sai, se mi segui da un po', io seguo una dieta plant based e quando posso inserisco un pasto vegano. Tra l'altro a me piace veramente tanto il gusto del lievito alimentare. Quindi ora mi godo il mio pranzo e ci vediamo allo spuntino del pomeriggio. Ok, siamo allo spuntino del pomeriggio. Spero non si senta troppo il cane che abbaia, il tram che passa, che bella Milano. Ad ogni modo, ho appena fatto un po' di check, quindi lavoro prettamente da scrivania. Lo spuntino di adesso è composto da due barrette differenti, spero si vedano, sì, ok. Due barrette differenti di Prozis, queste sono principalmente proteiche, hanno in realtà anche gli altri macronutrienti, però diciamo che la loro peculiarità è quella appunto di dare quell'apporto in più a livello proteico. E poi finalmente il frutto, perché mi è arrivata la spesa, quindi una bella pesca. Mi spiace perché stamattina avrei tranquillamente inserito ad esempio una banana, se l'avessi avuta qui. Sono arrivate oggi pomeriggio, quindi niente. Ora io questo spuntino lo faccio un'oretta prima di andare ad allenarmi, perché oggi mi devo allenare. È l'ideale come spuntino prima di allenarsi? In realtà non proprio, perché l'ideale sarebbe ad esempio, piuttosto che queste barrette, intendo prima dell'allenamento, il frutto sì, ok? Però ci vorrebbe una fonte di carboidrati, diciamo mediamente complessi, in modo da avere più energie durante l'allenamento. Però siccome io sto calando un pochino le calorie ultimamente, soprattutto a livello di carboidrati, chiaramente questo è quello che mi sento di mangiare in questo momento come distribuzione durante la giornata. Quindi ora mi gusto queste cose. Volevo sottolineare una cosa che sicuramente o ti starai chiedendo o starai pensando riguardo a tutte le cose che hai visto Prozis oggi. Giustamente io collaboro sì con questa azienda, ma quello che volevo sottolineare è che, se l'hai notato, a parte le proteine in polvere, quello che ti ho fatto vedere oggi erano solamente alimenti, ok? O comunque cose da utilizzare in cucina. Okay. Intanto qui passano vespe di tutto di più. Dicevo, quello che ti ho fatto vedere oggi di Prozis erano principalmente alimenti. E questa è una cosa che mi piace veramente tanto di questa azienda, perché ha sì la parte di integrazione, che comunque nel momento in cui ci si allena con un certo effort, con una certa frequenza, è abbastanza importante anche l'integrazione. Però la cosa secondo me veramente figa di Prozis è che si trovano anche gli alimenti, quindi cioè io veramente mi trovo da Dio. Comunque, fatto questo piccolo appunto, mi mangio questo ben di Dio adesso e poi vado ad allenarmi. Ritornato anche dall'allenamento, tra l'altro se mi segui su Instagram da un po' capirai il mio sconforto nel constatare
di nuovo oggi che le curl era rotto ancora di nuovo. Vabbè, grazie Milano, mi regali sempre grandi emozioni. Comunque adesso shaker di proteine, ok, che sono praticamente le stesse che hai visto stamattina, 30 grammi anche in questo caso, quindi questo diciamo che è il post workout. Ed ora passiamo direttamente alla cena. Siccome non avevo messo la frutta stamattina perché non ce l'avevo ancora, con i macro praticamente ero un po' troppo sbilanciato, quindi adesso mi pappo la banana che avrei dovuto mangiare stamattina mentre sto preparando la cena, così equiparo un po' quello che volevo raggiungere. Ah, tra l'altro, se vedi, questi segni rossi sono dati dal caldo, perché non so, mi sta dando di quegli sfoghi a livello della pelle terribili il caldo. Invece qui, che sembra che io abbia una, non lo so, una corona, è semplicemente l'abbronzatura. Questa è l'abbronzatura da canotta, perché ormai mi tocca stare in canotta ogni volta che esco di casa dal caldo che c'è. Ok, ci siamo, la cena è pronta, spero di riuscire a fartela vedere senza che si rovesci tutto. Praticamente fettuccine all'uovo, peperone, mozzarella light. Consiglio che ti do, ad esempio, sul peperone, io l'ho appena scottato in modo da non perdere eccessivamente la vitamina C, che è una peculiarità del peperone solitamente. Spero avrai notato durante questa giornata due cose. Una è che cerco di distribuire durante la giornata le proteine, quindi non fare dei blocchi in dei singoli pasti, ma diluirle come durante la giornata. E un'altra cosa, le fonti. Come vedi, vario durante la giornata, ok? Cioè, anche prettamente andando a guardare solo le fonti di carboidrati, vedi che ho usato a pranzo del farro e a cena delle fettuccine all'uovo. Ecco, credo per esperienza che queste siano fonti che solitamente non si vedono nelle classiche alimentazioni da palestra o da bodybuilder. Però questo non significa che siano sbagliate o altro, perché il consiglio che ti do da nutrizionista è quello di variare i tuoi pasti. Questa cosa è importantissima per la salute del tuo corpo e del tuo organismo, soprattutto a livello intestinale, e poi di conseguenza anche di sistema immunitario. Anche qui ci aggiungo il lievito alimentare perché mi piace veramente tanto, quindi adesso ci metto una bella spolveratina sopra. Detto questo, direi che abbiamo finito anche questo What I Eat in a Day. Fammi sapere cosa ne pensi, scrivimi pure un commento qui. Se hai trovato utile qualcosa di tutto quello che ho detto, ti chiedo di lasciare un like, perché questo come sempre aiuta questo canale a crescere. Dimmi anche se vuoi che magari ti parli di qualche argomento in particolare relativo alla nutrizione, perché è da un po' che non faccio un video in merito e sento che è il caso, soprattutto nell'ambiente palestra, di fare un po' di informazione. Scusa, ma la fotocamera era morta, quindi faccio la conclusione di questo video da qui, dalla mia postazione di lavoro ma anche di streaming. Infatti adesso sto per partire con la live consueta del martedì sera. Niente, io semplicemente ci tenevo a dirti grazie per aver visto questo video e ci vediamo alla prossima.